Eccoci ancora in diretta sulle fonti TV con il nostro Le Fonti Instant Focus. E allora, leggete già in sovrimpressione la cifra intorno alla quale faremo tante riflessioni. Parliamo di rincari, parliamo soprattutto di rincari in vista del periodo di Natale. Un Natale che potrebbe costarci quest'anno 1,4 miliardi. Perché? Perché è da tempo che si parla in modo diffuso di aumenti in generale, che partono dall'aumento delle materie prime e che ci portano naturalmente poi a rincari in quelle che sono le spese quotidiane. Non è novità ciò che abbiamo visto sulle bollette della luce e del gas, rincari che non si vedevano da tantissimo tempo. Mi scuso se continuo a ripetere la parola rincari, ma insomma, intanto è giusto anche martellare su questo punto, però con tutto che abbiamo sinonimi nella lingua italiana, però rincari, aumento sono le due parole che rendono di più e quindi userò queste parole spesso, però insomma credo che le stiate usando anche voi, purtroppo, perché sarebbe meglio non averli proprio. Dicevamo, quindi abbiamo visto questi aumenti sulle bollette del gas e della luce, sulla benzina, insomma è vero che siamo abituati a sentire per esempio la benzina che aumenta, però insomma abbiamo visto quello che è successo sul petrolio, quindi quanto continueranno questi rincari? E poi conseguentemente quindi agli aumenti luce, gas, benzina, siamo pronti purtroppo a vedere aumenti sul pranzo di Natale, sui regali, per quanto riguarda la stangata sulla benzina. Tutto quello che riguarda gli spostamenti nel periodo di Natale, naturalmente c'è chi si sposta, quindi il turismo verrà penalizzato, no? Perché chiaramente magari qualcuno dovrà rinunciare anche a spostarsi da casa proprio per questo, però avremo anche aumenti nel genere alimentari. Insomma, e quindi parliamo proprio di beni di prima necessità. Non si tratta di lusso, seppur insomma sarebbe retorico dirlo, ma lo diciamo lo stesso, anche per quanto riguarda ciò che ha a che fare con i vizi. Insomma, tutti noi abbiamo bisogno anche di quello, e quindi quando gli aumenti si fanno troppo pesanti, naturalmente è sempre sempre problematico. Allora, quanto ci costeranno appunto pranzi, regali e viaggi? Parliamone oggi con Marco Donzelli, presidente Codacons, perché il Codacons ha fatto proprio uno studio specifico su questo, giustamente. Marco, buongiorno, ciao, bentrovato. Buongiorno. Allora, beh, io ho fatto una bella premessa, ma insomma sono questioni che conosciamo già tutti, ma è vero che parliamo di 1,4 miliardi di aumenti per il periodo di Natale? Sì, se sommiamo tutte le voci post-pandemia, ci si augura, purtroppo dobbiamo rilevare questa situazione di microeconomia fatale per la gente. Non possiamo immaginarci una situazione diversa da questa perché quanto è accaduto e quanto continua a essere presente nell'economia del nostro paese, purtroppo fa sì che i correttori economici che il governo ha adottato non possono essere esaustivi rispetto a un'emergenza prima sanitaria e poi economica che probabilmente a livello istituzionale continua a essere sottovalutata. Ci rendiamo conto che è facile gridare al lupo e sottolineare gli effetti che non vanno bene della nostra economia, ma tuttavia dobbiamo evidenziare come uno Stato debba in tutti i modi entrare nella specificità della tematica del consumatore, della famiglia, delle famiglie che hanno figli, di chi ha difficoltà con un budget fisso ad affrontare delle spese. Questa specificità, secondo noi, a livello istituzionale non è stata accolta appieno. Il budget familiare è ridotto, gli aumenti ci saranno, il budget familiare è fisso, gli stipendi in Italia sono tra i più bassi in Europa e quindi non possiamo immaginarci un mondo fatto di contenimento dei costi quando ci sono dei rincari, quando gli stipendi sono fissi e non possono essere aumentati perché l'economia in questo momento non lo consente, perché in Italia già abbiamo una qualificazione salariale estremamente bassa. Quindi quello che noi, l'associazione di consumatori,
sollecitiamo a vari livelli istituzionali, sottolineiamo, sì, è che bisogna fare attenzione alle famiglie, perché le famiglie, se non hanno risorse da spendere, se non hanno la capacità economica di affrontare i costi che la società ha aumentato e quindi le famiglie non sono in grado di far fronte, si va verso una deriva grave. Perché il soldone cosa succede per i consumatori e per le famiglie? Succede che, non avendo a disposizione un budget sufficiente per aumentare e a far fronte ai maggiori costi che la società a causa della pandemia ci chiede, oppure laddove le famiglie hanno ridotto il loro stipendio perché alcuni hanno perso il lavoro o hanno avuto cassa integrazione con stipendi più bassi, allora a quel punto le famiglie incominciano a chiudere i cordoni della borsa e a rinunciare a tutta una situazione di spese, tutte delle voci di spese che normalmente una famiglia deve avere. Quali sono le voci di spese che va a tagliare? Ad esempio la prevenzione sanitaria, ad esempio l'istruzione, ad esempio l'ammodernamento tecnologico, sono tutte cose che devono impattare significativamente nelle famiglie. Sì, no, no, volevo solo, Marco, esatto, giusto per fare un inciso rispetto a quello che stavi dicendo tu, poi ti faccio proseguire. Cioè, per esempio, citiamo qualche voce di beni che comunque acquisteremo lo stesso, cioè, o comunque magari in modo limitato, ma insomma, ripeto, anche perché concediamoci un po' di tregua, no? In periodo di festa. Per i panettoni si ipotizzano rincari del 20%. Naturalmente a questi rincari, cioè 20% è tantissimo solo sui panettoni, e poi viaggi, regali, pranzi, cene, acquisti vari, un salasso che è davvero concreto quello che dicevi tu, addobbi, viaggi, cioè aumenterà proprio tutto, non c'è nulla, sto leggendo peraltro dal vostro sito, carne, pesce, salumi aumenteranno del 2,5%, quindi dai 900 milioni spesi nel 2019, facciamo riferimento al pre-pandemia, si passerà a 922 milioni, pasta e pane. Anche qui, cioè il pane, voglio dire, è un bene primario, costeranno il 10% in più, formaggio e uova il 2% in più, vini e spumanti passeranno da 430 milioni a 436,5 milioni di euro e appunto, come detto, panettoni e pandori 10% in più, anche per l'aumento appunto dei prezzi delle materie prime come per esempio il frumento. Insomma, giusto per citare qualche numero, Marco, perdonami, ti faccio continuare. No, assolutamente. Come diceva Adam Smith nello studio dei testi universitari di economia, ci deve essere una mano invisibile, lo Stato, che controlli che non aumentino i prezzi. Cosa succede? Questa mano invisibile è veramente invisibile, nel senso che lo Stato non vive 100 anni, uno Stato vive per 1000 anni. In questa situazione di pandemia, di grande crisi economica, uno Stato deve veramente porre le mani al portafoglio, indebitarsi per far uscire la collettività da questa situazione emergenziale. Sì. Se invece questo onere viene passato alle famiglie, come si diceva prima, le famiglie incominceranno a contrarre le voci di spesa che poi alimentano l'economia, perché le famiglie prenderanno, va bene, meno panettoni, andranno meno al cinema, porteranno meno i figli dal dentista, non faranno cure diagnostiche nel caso il Servizio Sanitario Nazionale ti impone di aspettare 3 mesi per una visita. Ma il problema è che tutto questo poi va a impattare sia sulla condizione sociale di crescita e di positività del consumatore, di fiducia del consumatore all'acquisto, perché non ha risorse e quindi contrae la propria spesa quando va in giro per, sì, fare viaggi, per comprare cose, per creare un po' di evasione, ma nello stesso tempo poi impatta a livello sociale sotto il profilo sanitario e antropologico, psicologico, sociologico, certo, perché la gente
nel momento in cui non ha risorse e non spende. Per cui se la legge è in questo momento, dopo la pandemia, c'è la necessità di molti di evadere e anche quindi una propensione al consumo maggiore, ma questa propensione al consumo maggiore non è alimentata da un sostegno economico da parte dello Stato, si avrà poi alla fine una contrazione dei consumi. Quindi il circolo positivo dell'economia, se lo Stato non pone dei correttivi, non lo vivremo e ci ritroveremo invece in quella situazione paradossale per cui il consumatore vorrebbe spendere, spende ma non spende per bene, per le cose che dovrebbe spendere: cultura, evasione, istruzione, innovazione tecnologica, su beni di consumo americaneggianti, no? Tipo bevande zuccherate, dolci che costano poco, per andare comunque a riempire questo bisogno esistenziale che in una situazione come questa di post-depressione è fondamentale che venga in qualche modo corretta. Ok, allora a questo punto noi diciamo, vabbè, ma se è una situazione difficile lo Stato non può fare tutto. Ecco sì, lo Stato non può fare tutto, però forse occorrerebbe che i nostri politici avessero una cognizione dei problemi un pochino più scientifica, diciamo, più colta, che azzuffarsi quotidianamente in scaramucce elettorali e che guardassero a quello che effettivamente di impatto sociale. Purtroppo invece a cosa assistiamo? Assistiamo a delle riflessioni politiche che sono tutt'altro che riflessioni di persone che hanno studiato un po' di economia, hanno studiato un po' di sociologia, di psicologia e di economia. Certo, intanto stiamo vedendo peraltro delle immagini che mostrano questi addobbi, anche gli addobbi subiranno rincari, insomma, però ci saranno, però pensate quanti soldi usciranno dalle nostre tasche. Volevo dire proprio quello che stavi dicendo tu, Marco, che noi ovviamente proprio analizzando i mercati parliamo quotidianamente anche di tutte le previsioni economiche a livello mondiale che riguardano in primis la nostra economia interna e in questo periodo si sta parlando come l'economia italiana sia una delle poche economie viste con segno più davanti, cioè si parla di cifre veramente importanti di aumento del PIL e non solo, però io, non per fare il bastian contrario, dico sempre quello appunto che dici tu, c'è riscontro in quella che è la vita quotidiana e quindi dell'economia reale, che se non c'è, a proposito di carburante e di benzina, se non c'è carburante che viene immesso, no, in quello che è, in quella che è l'economia di tutti i giorni da parte delle famiglie, cioè se il potere d'acquisto delle famiglie è annientato a causa dei prezzi elevati, mi chiedo come farà crescere il nostro paese. Del resto siamo noi, no, singolarmente, che aiutiamo il paese a crescere, le aziende eccetera eccetera. È un discorso molto banale, ma a volte non sembra banale quando ci si riempie la bocca di appunto previsioni che sono stupende, che per carità fanno piacere, ma fa piacere sentire, ma poi ci si chiede che riscontro abbiano nella realtà. Ma nell'ottica di delle persone che studiano, che hanno sensibilità e che conoscono i problemi, certe situazioni sarebbero molto semplici da risolvere. Poi ci sono tutti i dettagli che devono essere messi a punto affinché tutte le categorie siano salvaguardate, no? Che il taxista possa sopravvivere, che lo studente possa andare all'università, che i professori possano ritrovare le aule piene di studenti, piuttosto che gli avvocati, gli ingegneri, gli architetti possano esercitare correttamente in un ambiente sano il proprio lavoro. Ma cioè, il discorso è che tutto è collegato, la nostra economia è tutta collegata. Sì. E purtroppo questo collegamento dell'economia non tutti lo capiscono e l'hanno inteso. È il collegamento costante tra consumatori e Stato, tra Stato e sanità, sanità e finanza. Se non si ragiona in un'ottica che tutti facciamo parte di uno stesso processo
tra virgolette produttivo o esistenziale, e ognuno corre dalla sua parte senza comprendere l'impresa, quelle che sono le esigenze degli altri, cioè l'impresa non capisce quello che è l'esigenza del consumatore, lo Stato non capisce qual è l'esigenza dell'impresa e via discorrendo. Sì, c'è un cortocircuito, certo. Ma che se noi andassimo in una scuola elementare e sentissimo dei bambini avulsi da quei sistemi grotteschi di gestione della pubblica amministrazione e della politica, bambini di 10 anni non farebbero. Per cui ci si domanda a un certo punto, ma se è così semplice, no? Aprirsi agli altri, valutare quelle che sono le esigenze di tutti, far sì che non ci sia un aumento del 20% nel periodo di Natale dei prezzi, perché effettivamente ci sarà una maggiore domanda, e quando c'è una maggiore domanda nel contesto economico si sa che i prezzi aumenteranno. Va bene, ma allora cosa facciamo? Ci sono degli strumenti correttivi per l'economia, per non impattare poi per i prossimi anni a carico della famiglia tutta una gestione sbagliata. Se una famiglia guadagna 100 e i prezzi aumentano del 20%, quella famiglia non ci sta più. Bisogna capirle. Certo. Quindi basterebbe veramente poco, uno studio, un ragionamento, una riflessione ampia che non sia politica e utilitaristica, scevra da tutte quelle situazioni paradossali che noi viviamo quotidianamente, perché se anche il PIL aumenta, noi abbiamo un paese che è sgarrupato, ma è sgarrupato dalle fondamenta. Chiarissimo. Marco Donzelli, sei stato molto chiaro. Peraltro, magari in un prossimo appuntamento, cercheremo di capire, alla luce di tutti questi rincari, come fare a proteggersi. Quindi ti disturberò molto presto. Intanto, grazie Marco Donzelli, presidente Codacons. Ci sentiamo appunto presto, Emanuele, sulle fonti. Grazie a voi. Spero di vedervi presto.